Brianza Living propone nel centro di Carnate Residenza Il Faggio. Appartamenti di ultima generazione fanno sì che comfort, servizi ed eleganza trovino il giusto equilibrio. Vi aspettiamo per aiutarvi a realizzare il vostro sogno. Brianza Living, l'emozione di una nuova casa. Freedom, vendita di tessuti di ogni tipo, hobbistica, cucito creativo, tendaggi, progettazione, confezione e montaggio. Amerate. Parrots for Friends, un supporto a chi vuole avvicinarsi al mondo dei pappagalli. Un sito internazionale, una pagina Facebook e un canale YouTube dove trovi uno staff di professionisti appassionati a tua disposizione per consigli e supporti didattici. Parrotsforfriends.com, il portale dei pappagalli. Vigilanza NOC Security. Professionalità e competenza. Servizi di vigilanza privata armata. Servizio con unità cinofila addestrata. Vigilanza ispettiva. Piantonamenti fissi. Centrale operativa H24. La vostra sicurezza è il nostro obiettivo. Lavorazione Ferro Quinterio. Dalla progettazione alla realizzazione artigianale di inferriate di sicurezza di produzione italiana. Esposizione interna, servizio post vendita e assistenza, preventivi gratuiti. Spurghi biologici e pozzi neri, video ispezioni con telecamere. Al vostro servizio operatori esperti e qualificati su tutto il territorio brianzolo. Fornoni Spurghi, Ausmate Velate. Clinica dell'Orologio. Dal 1967, vendita, manutenzione e assistenza delle migliori marche. Riparazioni su ogni tipo, da polso, da tasca, pendoleria, da appoggio e da parete. A Bernareggio. Signora, la vedo con un passeggino, ma in Italia la natalità è sempre più bassa, si fanno sempre meno figli, come mai? Non lo saprei, forse sempre per il solito discorso che ti trito e ritrito il lavoro, la mancanza di lavoro dei giovani, solo per quello. E poi non ci sono strutture. Io sono nonna e curo il nipotino, ma tante altre donne non hanno questa possibilità. Come mai in Italia si fanno sempre meno figli? Prima di tutto per i soldi e dopo impegni di lavoro. Per fortuna ci sono ancora i nonni. Io sono nonno di una bambina di un anno e ci siamo noi e i due lavorano. Guardi, io ho 6 nipoti, credo che sia un po' la mentalità e non tanto le difficoltà, perché in passato difficoltà ce n'erano di più per le generazioni, non solo mia ma anche quelle antecedenti, eppure avevano tanti figli. Certo, qualcuno dice, li tiravano su così. Anche qui è un po' questione di mentalità, di modo di vedere. Bisogna cambiarlo. Io ho 6 nipoti, 2 figlie, 3 e 3. Quindi hanno 3 figli uno e 3 figli un altro. Quindi è cambiata un po' la concezione di famiglia. Esatto. Ma secondo me è perché costano troppo i figli. Soprattutto in questo periodo che il lavoro non ce n'è per i giovani. Quindi è una questione di soldi o è cambiata anche la mentalità, la concezione della famiglia? Anche quello, però secondo me, secondo il mio parere, è perché costano troppo. Una volta costava meno, mentre oggi avere un figlio è come avere 3 mutui. Ma il desiderio di fare figli quindi non è cambiato, le famiglie... No, è cambiato, sento tanti che... Ma non so se è cambiato per la conseguenza di quello che le ho appena detto oppure è cambiato perché le donne sono anche cambiate. Vorrebbero fare anche loro carriera e essere realizzate, ma non è una cosa negativa. Fare tutte e due le cose e non avere la possibilità di avere delle strutture, secondo me, che ti sostengono, è complicato. I dolci per l'asilo, le luci di Natale, le feste di compleanno. Ma come fai a far tutto? Ma come fai a far tutto? Ma come fa a far tutto con tutti quei figli? Ne ho 2. Sorprendente. Tu ne hai 4. Sì, ma sono gemelli. Ma è cambiata anche la concezione della famiglia. Una volta c'erano queste famiglie molto numerose, adesso magari sono solo in 3 i componenti. Sono costi a mantenere. Una volta con un pezzo di pane, uno aveva la mucca, uno aveva qualcosa. Cosa si mangiava, ma adesso le dura. Vedo che avete un passeggino, ma in Italia in realtà la natalità si sta sempre più abbassando, cioè si fanno pochi figli, come mai secondo voi? Costa un po' troppo la vita
e mantenerli, perché poi uno può anche far figli, ma poi bisogna crescerli e si fa fatica, insomma. Vengo da una famiglia di 9 persone, di 9 figli, per cui siamo tutti bene, stiamo tutti bene, abbiamo tutti emigrato, noi siamo degli emigranti. Però cosa succede? Che anche mia figlia ha una figlia sola, per cui io figlia unica, mia figlia e una nipote soltanto. Perché? Perché noi italiani non abbiamo le agevolazioni che in tanti paesi del nord Europa hanno per quanto riguarda incentivare a fare figli. Per cui questo dovrebbero capire i nostri politici e la nostra classe dirigente, che le mamme vanno aiutate. Lo so io come esperienza, avendo lasciato mia figlia al nido negli anni 70, perché ero qua da sola. Quindi una questione di soldi, è cambiata anche la mentalità? Ma probabilmente le coppie si formano più avanti con gli anni, le donne hanno più esigenze di lavoro, non lo so, io li ho avuti presto, quindi alla fine è andata bene così, altri preferiscono lavorare e quindi probabilmente i figli arrivano più tardi ne arrivano meno, perché comunque uno o due e poi dopo costa tenerli. Secondo voi perché in Italia si fanno sempre meno figli? Tutti i partiti mettono al centro la famiglia, però poi... A mantenerli, chi li mantiene? Se li mantiene il governo, che gli dà 1.000 o che vi dà, ci dà il buono, il bonus, lei, che cavolo lei? In Italia si fanno sempre meno figli, vedo che tu invece hai un passeggino. Come mai secondo te? Come mai si fanno meno figli? Insomma, dicono che si tratti un po' delle condizioni in cui si trovano oggi le donne, i lavoratori, il fatto che ci sia un lavoro meno stabile, del fatto anche che magari non ci siano le strutture adeguate per poter accogliere i figli una volta che la donna deve rientrare al lavoro. La mia figlia ha detto: se fanno altro figlio io non sono in grado di curarglielo, perché uno posso curarlo, due no. I nonni erano contadini, campagna e basta. E la domenica questi poveri uomini, io mi ricordo mio povero nonno che lui, la domenica era sacra per lui, perché lui, pur avendo la stalla, lui preparava tutto il sabato e compagnia, la domenica accudiva i suoi animali, poi doveva andare a messa alle 10, che quella era sacra, e la domenica pomeriggio era l'osteria, come si chiamava una volta, mangiare, giocare a bocce, perché c'era solo quello. Qui a Osmazia c'erano 7-8 campi di bocce una volta e basta, i divertimenti erano quelli lì. Praticamente o hai qualcuno, i genitori, ok, che ti seguono, se no da solo, con uno stipendio solo non si vive più. Mentre ai miei tempi, e parlo degli anni 60, con uno stipendio, facendo fatica, si riusciva anche a vivere. Secondo me è questione di costi. Se uno ragiona un momentino, ci sono certe regioni che ancora questo discorso non hanno applicato, ma da noi qui al nord in modo particolare, prima di mettere al mondo un figlio ci fa un pensiero, invece qualcheduno pensa solo a mettere al mondo figli e basta. Famiglie erano molto più allargate, si le era in tanti. Le famiglie erano più, no, le famiglie, ma anche il contesto da sociale era diverso. Io vivevo in una cascina e tutti ci aiutavamo. I figli non li curava un nonno o una nonna, li curavano le nonne. Adesso non c'è più questo. Ognuno si chiude in casa sua e non pensa agli altri per nessun motivo. Però un po' di anni fa magari c'erano anche delle difficoltà, però le famiglie erano numerose. E non c'era nessun divertimento, come si diceva, non c'era la televisione la sera. Beh, batten. Come sarebbe? Sarebbe che è stato ritardo e gli te morto. Ma che ci posso fare? Che ci posso fare? Vedo che addirittura un doppio passeggino, però in Italia si fanno sempre meno figli. Come mai, secondo lei? Non lo so, adesso mi rendo conto che costa tantissimo. Tu sei una giovane mamma, ma hai riscontrato qualche difficoltà finora, magari appunto dal punto di vista proprio dell'aiuto da parte della società? In realtà no. Io per il momento devo dire che le strutture, gli ospedali, anche la struttura, le strutture o comunque l'assistenza dopo il parto, devo dire che è stata soddisfacente per il momento. Vediamo, lui è ancora piccolo. Arrivo dall'ufficio del nido per vedere se ci sono degli aiuti e...
è abbastanza irrisorio. Poi per l'asilo andrà meglio, ma per il nido è il primo ostacolo, quindi penso che ci voglia un bel gruzzoletto per decidersi. Quindi soprattutto una questione di soldi alla fine? No, non lo so, forse è anche una questione di voglia, ma questo è personale. In realtà fare figli è una cosa meravigliosa, quindi mi auguro che sia un'esperienza che molti colgano, insomma. Non posso rispondere per gli altri, io sono felicissima. Brianza Living propone nel centro di Carnate Residenza Il Faggio. Appartamenti di ultima generazione fanno sì che comfort, servizi ed eleganza trovino il giusto equilibrio. Vi aspettiamo per aiutarvi a realizzare il vostro sogno. Brianza Living, l'emozione di una nuova casa. Freedom, vendita di tessuti di ogni tipo, hobbistica, cucito creativo, tendaggi, progettazione, confezione e montaggio. Amerate. Parrots for Friends, un supporto a chi vuole avvicinarsi al mondo dei pappagalli. Un sito internazionale, una pagina Facebook e un canale YouTube dove trovi uno staff di professionisti appassionati a tua disposizione per consigli e supporti didattici. Parrotsforfriends.com, il portale dei pappagalli. Vigilanza NOC Security. Professionalità e competenza, servizi di vigilanza privata armata, servizio con unità cinofila addestrata, vigilanza ispettiva, piantonamenti fissi, centrale operativa H24. La vostra sicurezza è il nostro obiettivo. Lavorazione ferro Quinterio. Dalla progettazione alla realizzazione artigianale di inferriate di sicurezza di produzione italiana. Esposizione interna, servizio post vendita e assistenza, preventivi gratuiti. Spurghi biologici e pozzi neri, video ispezioni con telecamere. Al vostro servizio operatori esperti e qualificati su tutto il territorio brianzolo. Fornoni Spurghi, Ausmate Velate. Clinica dell'Orologio. Dal 1967, vendita, manutenzione e assistenza delle migliori marche. Riparazioni su ogni tipo, da polso, da tasca, pendoleria, da appoggio e da parete. A Bernareggio.